Ed eccoci amici, benvenuti nel mio canale Max Recensioni, Quest'oggi vi voglio far vedere un dispositivo ovvero il TicWatch di casa, uno smartwatch o sportwatch davvero economico, davvero incredibile per il prezzo a cui viene proposto, è della Mobvoi la ditta che abbiamo diciamo, apprezzato in passato e comunque anche nel recente presente perché ha diversi dispositivi con Wear OS di Android e eh, questo è sicuramente il bassissimo di gamma, infatti secondo me è un rebrand, un rebrand di altri dispositivi perché qui abbiamo un dispositivo che è pari pari il dispositivo precedente che abbiamo visto della Umidigi, il Watch 3 con una Gradita aggiunta, ovvero il GPS integrato, quindi, da questo punto di vista, sicuramente un ottimo vantaggio è l'avere questo GPS che vi permette di lasciare a casa lo smartphone e quindi fare le vostre attività all'aperto che possono essere la corsa outdoor o la passeggiata o il ciclismo outdoor. Quindi, con la possibilità di avere il tracciato direttamente disponibile nel band, con anche delle buone, eh, diciamo, una buona qualità anche di eh, con una buona precisione. Eh, andiamo per esempio a vedere nel ricordo dello sport. Qui eh, c'è la possibilità di vedere quello che sono un po' le precedenti eh, attività effettuate de, fino alla settimana precedente. Batteria comunque che permette di apprezzare la buona eh, durata perché siamo al, come vedete qui, indietro, siamo al 57% di batteria. Con un uh, utilizzo di circa 7 giorni, quindi si prospetta un utilizzo non pesante. Quindi, io il GPS ho fatto due sessioni in due giornate diverse, circa un'oretta a ognuna, e uh, c'è la possibilità quindi di avere circa 15 giorni di durata o 7-8 giorni se utilizzate il GPS abbastanza spesso per le vostre attività. Un display che si vede comunque abbastanza bene. Uh, ha comunque la possibilità di avere delle watch face che sono le tre che vedete comunque qui, in più una personalizzabile, con uh, un vostro logo, qualsiasi cosa volete, ma oltre a questo nell'applicazione che si chiama Verifit avrete la possibilità di caricare altri eh, sei schermi, diciamo, watch face che sono comunque prelevabili dal cloud di questa applicazione Verifit. Verifit che quindi è stata aggiornata perché comprende tantissimi dispositivi simili a questo, quindi abbiamo visto molti dei dispositivi che vengono comunque eh, che si trovano comunque online su Amazon o altro, questo lo trovate a un prezzo da interessante perché si parla di circa 44 euro spedito dall'europa vi metterò il link per l'acquisto nella sua confezione abbiamo anche il cavetto per la ricarica è un cavetto magnetico quindi si aggancia è identico a quello che abbiamo visto sul U watch 3 di umidigi si aggancia a livello magnetico ai pin posteriori e vi permette la ricarica tramite una presa usb o un alimentatore comunque ad hoc e se Vedete anche a livello di manualetto di istruzione, abbastanza corposo, contiene tutte le lingue e c'è anche, se non sbaglio, l'italiano da qualche parte, eccola qua. Nelle ultime pagine c'è l'italiano quindi vi permette di andarlo a, comunque ad accoppiare. Il Bluetooth è la versione 4.2, quindi purtroppo non c'è la versione 5. Ma uh, tutto sommato uh, le caratteristiche e comunque le prestazioni, anche il uh, consumo della batteria uh, non è sicuramente elevato. Un quindi, dispositivo interessante, soprattutto perché ha alcune uh, peculiarità, che sono, comunque, questo: l'utilizzo del GPS, che è sicuramente un buon add-on per un dispositivo del genere, Potete avere eh, le varie modalità, quindi con la possibilità di essere attivato alla rotazione del polso quando è in posizione eh, orizzontale, basta che lo inclinate e quindi avrete comunque la comparsa del eh, display. Display che purtroppo non si può regolare per quanto riguarda il tempo di on, è uno forse dei limiti di questo dispositivo. Le notifiche sono abbastanza confusionarie, eh, sì, ci sono, ma in realtà. Eh, non è possibile interagire, è possibile solo andarle ad allargare un po' o a cancellare, quindi da questo punto di vista sicuramente potrebbe essere migliore, ma eh, abbiamo comunque eredità identico a quello che abbiamo visto in passato sul UMIDIGI Watch 3. Eh, quindi a livello di attività abbiamo lo sport, abbiamo altre attività che sono comunque 8 attività che vi permettono di avere comunque vasta scelta anche la nuotata in piscina perché ricordiamo questo è il P68, nessun problema quindi andiamo a rilevare in manuale il tasso cardiaco. Il rilassamento che vi permette di avere un range di un minuto o due minuti che eh, vi permette un po' di rifiatare o comunque di fare una pausa. E abbiamo la sveglia è possibile. Abbiamo la sveglia che è possibile attivare o meno attraverso l'applicazione. Controllo della musica, quindi attraverso il prodotto potete controllare la musica, un, time, un timer modificabile a piacere, il meteo che va comunque ad interfacciarsi col meteo del vostro smartphone e vi dà tre giorni di uh, comunque previsioni. Il ricordo dello sport era quello che vi avevo fatto vedere che vi permette di andare indietro fino a circa 7 giorni per farvi vedere un po' le attività passate e infine l'impostazione quindi c'è la possibilità di selezionare i quadranti l'oscuramento che è su tre livelli di luminosità manuali e circa vi fa vedere la versione del firmo all'interno quindi è una 31.0.0 è l'ultima disponibile e il mac per la connessione bluetooth c'è lo spegnimento e il reset quindi da questo punto di vista sicuramente abbiamo tutto quello che Può servire, eh, mi piacciono le varie watch face. Diciamo che la migliore secondo me è questa perché è più completa, vi permette di avere i passi, le eh, calorie consumate, eh, la gio il giorno. E davvero interessante il fatto che ci sia comunque l'italiano, quindi lunedì 12. Mentre in passato vedevamo che le watch face, per esempio dell'umidigi, avevano comunque invertito quindi prima il giorno oppure il giorno era in inglese. Quindi, da questo punto di vista, sicuramente questo è un ottimo. Passo in avanti per fare l'attività, per esempio, se andiamo a vedere eh, nella corsa outdoor, eh, si va ad avviare la corsa e fino a Dovete stare fermi, in circa 8-10 secondi avviene il fix dei satelliti, quindi davvero veloce e poi andate ad attivare la, la, comunque il conteggio e quindi il percorso senza alcun problema. Nelle varie, eh, diciamo, varie schermate vi potete avere il battito, potete avere eh, la distanza e il numero di passi e anche il tempo per giro, quindi il tempo totale, quindi davvero interessante. Basta fermarlo una volta che avete stoppato. Se lo tenete premuto, potete terminare l'attività che verrà comunque memorizzata e sincronizzata con il dispositivo comunque eh, a cui l'avete abbinato. Uh, quindi dal punto di vista del software diciamo non ci sono differenze rispetto a quelle che abbiamo visto sull'Umidigi U-Watch uh, uh, 3, uh, mi riprometto di fare un approfondimento soprattutto perché vorrei uh, fare una, una breve comparativa tra questo e il Korn WB05 che ho testato qualche giorno fa e che comunque sto utilizzando. Molto più leggero e molto più comodo da, da portare perché è davvero 35 grammi e si porta molto meglio rispetto al corno perché è molto più sottile. Quindi sicuramente è un buon vantaggio per questo dispositivo. Vi rimando quindi all'approfondimento che vedrete nel canale. A breve, spero di poterlo portare a breve, nel frattempo vi chiedo di darmi un bel like, condividere, iscrivervi al canale e aiutarmi a crescere e vi chiedo anche di iscrivervi al canale Telegram del mio gruppo, quindi il canale Telegram Smartphone Offerte Tech e anche al canale Telegram degli amici malati di smartphone. Saluto anche i gruppi amici, sono RevoTech e Foneblog Italia e alla prossima prova! the beat take you over you just can't breathe